stando qui si capiscono tante cose, come magari fidarsi anche delle persone, non solo degli animali, come nel mio caso, e vedere che come le persone si aprono e cercano di darci tanto, senza magari conoscerci. Hanno altre culture, parlano una lingua diversa, però sono più esseri umani di noi. Noi non siamo così, non conosciamo bene la sofferenza, perché io mi reputo fortunata, quindi passando per tutte queste case ho visto proprio la povertà vera e propria, che non ho mai visto. Mi ha fatto un certo effetto, perché non capisco come possano vivere queste persone, e oltre a vivere così male, sono felici più di noi. Noi non siamo mai felici, cioè noi vogliamo sempre tutto. Siamo fortunati. 5, pugno, pasta. In realtà basterebbe veramente poco, come per esempio giocare con una bambina o mangiare qualcosa insieme, aiutare gli altri, perché loro, aiutando noi, io percepisco che sono felici. Prendi, prendi, prendi! Mi piace! Non è male, vero? Il calore delle famiglie tocca le corde più profonde dei viaggiatori. So bello. Hai creato un ipomano. Io ho un fratellino, io ho una sorellina, e quindi ci mancano le nostre famiglie. E mia sorella Aurora è la persona più importante della mia vita. Cioè, la mia sorellina è tutto. Poi anche la mia mamma, il mio papà, assolutamente, perché mi hanno cresciuto con valori, principi.